We've got a CIA station just up the road. Marcio Scorsese and Diego Armando Maradona. Stay hungry. Stay foolish. Buonasera, bentornati allo Schiaffo. Allora, per ora lo vedete di spalle, è stato protagonista indiscusso del giornalismo italiano per più di 50 anni. È un giornalista, ma ama ancora essere definito un cronista, direttore di testate di telegiornale. Ha vissuto veramente una vita dalle Alpi alle piramidi, ha incontrato e condiviso per la sua professione la vita di molti personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, da Moro a Fanfani, a Berlusconi, dai tempi d'oro fino a questi giorni. Ben arrivato, direttore Emilio Fede, buonasera. Buonasera, che tempi d'oro non sono? No, tempi d'oro non tanto certo, ora per Berlusconi. Tempi belli, parli di Berlusconi? Sì, 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 parlo di Berlusconi. Sì. Poi adesso poi mi dirà lei come sono i suoi tempi, ovviamente. I miei o quelli di Berlusconi? No, tutti e due. Avremo modo nel corso di questi 40 minuti di raccontare sia la sua vita professionale, da quando è iniziato fino ai giorni nostri, ma anche passando attraverso alcune personalità della storia del nostro paese. Allora, non siamo soli, caro direttore, vado subito nella postazione 2.0 insieme alla nostra Diana Maltagliati. Ciao Diana. Ciao Marco, buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera a tutti. Buonasera, allora mi raccomando, mano sul mouse per tutti i contributi che dobbiamo fare vedere al nostro direttore. Direttore, parto però dalle notizie dell'ultimo momento. Parliamo cioè di Berlusconi. Abbiamo rappresentato in questo screenshot, che poi è il nostro grande televisore, la notizia del giorno. È deciso, Berlusconi quindi viene affidato ai servizi sociali dagli anziani nel milanese, più precisamente a Cesano Boscone. Sostanzialmente dovrà trascorrere 4 ore alla settimana. È stato fatto un conto di circa 168 ore complessive, quindi totalmente sono 7 giorni effettivi. Le dico subito, direttore, che D'Alema, per esempio, ha detto: è la dimostrazione che chi è meno ricco e potente alla fine va in prigione. Fitto, invece, parla di un Berlusconi galvanizzato da questa decisione. Dov'è la verità? Posso dire subito che io ho un rapporto di stima, penso reciproca, con D'Alema, ma non mi è piaciuta la sua reazione, perché nei confronti di un essere umano, un individuo, poi tra l'altro un uomo che ha fatto 20 anni della storia, parlo di Berlusconi, e parte di questa storia l'ha fatta assieme a D'Alema, nella famosa bicamerale, eccetera, eccetera. Cioè, D'Alema è un uomo molto intelligente, perché ha voluto fare questa sorta di, fra virgolette, di razzismo. È una parentesi drammatica per Berlusconi. Bisogna dire, l'hanno detto i suoi avvocati, credo lo dirà anche lui, che la giustizia si è comportata, possiamo dire, in maniera corretta, perché ha consentito a lui di restare sulla scena politica, e questo era molto importante. Certo. Il fatto di andare lì qualche ora, di stare con gli anziani, che per lui è un modo di rivivere soprattutto i ricordi della mamma, della sua mamma, che lui ha adorato ed era certamente straordinariamente riadorato. Qualche giornale ha parlato però che potrebbe essere per lui un'umiliazione il fatto di essere riabilitato. Cioè, il tema della riabilitazione di questa pena potrebbe dargli noia, come concetto? No, no, assolutamente no. La parola riabilitazione è una parola tecnica, credo che faccia parte del linguaggio, del linguaggio della giustizia. Riabilitazione cosa vuol dire? Per Berlusconi non credo, assolutamente, perché lui poi è un uomo molto umile. Lui è capace di tanta umiltà, quindi l'idea di stare fra le persone anziane, come farebbe bene a chiunque, credo, no? Perché si aiuta a capire quello che sono i problemi degli anziani, e lui riporterà da questa esperienza anche delle cose che gli serviranno quando sarà all'opposizione o sarà al governo, quando comunque avrà voce in capitolo per poter fare qualcosa, non i rottamati, che è un termine orribile che voglio sentire. Va bene, ma certamente, quindi non lo trovo offensivo. In una battutaccia potremmo dire che oggi D'Alema finalmente ha detto una cosa di sinistra? Sì, quello ogni tanto si ricorda a D'Alema che deve dire qualcosa di sinistra, ma secondo me D'Alema, sai perché lo dice? D'Alema lo dice per cercare di cavalcare o tentare di scavalcare, ma non può Renzi, perché Renzi cavalca, è proprio troppo avanti. Un puledro, sì, è un po' un puledro giovane. Direttore, allora io vado dalla nostra Diana Maltagliati, perché ovviamente c'è stata la reazione di Twitter, poi le chiederò qual è il suo rapporto con i social network. Sa che Twitter, insomma, è abitato da persone pronte, in qualunque momento sì. Succede una notizia, ad andarci anche giù pesante.
importante. Diana, che cosa hai raccolto oggi? Sì, infatti, come dici tu, la rete non è stata molto gentile con Berlusconi e ha scherzato molto sulla notizia. Vediamo immediatamente che cosa abbiamo raccolto oggi pomeriggio. I giudici infliggono agli ospiti della Sacra Famiglia Cesano Boscone 4 ore a settimana di Berlusconi, quindi il contrario. Fedez, il cantante, scrive: Berlusconi ha perso il pelo, ma non il vitalizio. Usciamo un attimo dalla notizia di oggi e torniamo invece su quella dei redditi dei politici, leggendo un nostro ascoltatore che scrive: redditi dei politici calano quelli di Berlusconi, difficile capire se per fregare il fisco o la Pascale. Queste altre, vedi che sono cattiverie. Sì, anch'io utilizzo i social network, anch'io ogni tanto sono presente su Twitter, anche su Facebook, mi interessa molto. Ogni tanto mi scontro con un linguaggio, devo dire, cattivo, aggressivo, e trovo questo inutile, perché il confronto attraverso Facebook, attraverso Twitter, è molto importante per capire. È chiaro che poi, come Diana, una bellissima fanciulla che ci fa compagnia stasera, ha trovato già queste prime reazioni. Sono un po' le reazioni che sono anche prevedibili, no? È il cerchio magico, non cerchio magico, è Francesca Pascale, non Francesca Pascale, e Berlusconi. Lei dice sempre le solite cose, fondamentalmente. Beh, perché fanno notizia fino a un certo punto, però alla fine si cavalca una ripetitività di cui la gente non sente proprio la necessità. Allora, ma non è finita qui l'ironia, vero Diana? Perché addirittura ci sono anche degli esperti di Photoshop che tempo zero hanno già elaborato quello che potrebbe essere Berlusconi a Cesano Boscone. Vai. Sì, sì, sembra già là, effettivamente. Vediamo il blogger che scrive, ecco, qua vediamo tutti gli anziani con le mani alzate, sembrano far la ola insieme a Berlusconi in una sorta di selfie. Sono un fotomontaggio, Sono un fotomontaggio, esatto, lui non è ancora Cesano Boscone. Qui sta già accompagnando un anziano con la sua carrozzina e dice: dove la porto? Al seggio, a votare per il Movimento 5 Stelle, quindi sarà stato un grillino a fare il fotomontaggio. Passiamo alla prossima, dove Berlusconi addirittura intrattiene gli anziani della casa di riposo suonando una fisarmonica, e poi la prossima ancora, qui sta addirittura facendo la barba, non si ad tratta un di un anziano, esatto. Sì, a un degente, esattamente, e poi la prossima ancora è di un blogger che scrive: abbiamo ancora un'ultima con un altro selfie. Perché va di moda adesso fare i selfie, Berlusconi è un po' triste. L'autoscatto di Berlusconi. Esatto. Ma abbiamo anche, questa che dice: mi mandano in un centro anziani con problemi psichici, in Senato praticamente. Cattiveria, in Senato praticamente. Sì. Ma devo dire, alcune cose sono anche carine, sono anche divertenti. Suono la fisarmonica, non la conosce, credo, però può suonare la chitarra, il basso. Sì, sì, ma infatti secondo me si diverteranno lì a Cesano Boscone. Sì, lo ameranno, lui uscirà applaudito anche da quelli che magari non lo condividono per tante ragioni, ci mancherebbe altro. Direttore, poi ci ritorniamo su Berlusconi, perché sì, ovviamente è un momento di crisi per Forza Italia, io vorrò capire da lei che cosa sta realmente succedendo. Facciamo un rewind, andiamo indietro nel tempo. 1956, lei arriva in Rai, pochi anni dopo si sposa con sua moglie, Diana De Feo, 1964, e da lì una lunga carriera che la porta alla direzione del TG1. Perché arrivo agli anni 80 e perché è così importante quegli anni? Perché avvengono una serie di eventi, in particolare la tragedia di Alfredino, certo, la tragedia di Alfredino Rampi, che cambia in modo radicale il modo di fare televisione. Ore e ore di diretta, la telecamera, il microfono per ascoltare la voce di questo ragazzo, e lei era il direttore. In quel momento cambia forse il modo di raccontare i fatti. Certo. Era la riunione di redazione per l'edizione delle 13:30 e io chiedo ad Andrea Melodia, che era capo redattore della cronaca: cerchiamo qualcosa di vivace, qualcosa di nuovo per poter attirare un po' l'attenzione dalla gente. Fa: direttore, guarda, l'unica notizia che c'è, guardo un po' in giro sulle agenzie, Alfredino Rampi, quindi in questo paesino, in questa zona vicino Frascati, è un bambino che è precipitato in un pozzo artesiano, e allora sono andati i vigili del fuoco per andarlo a prendere. Vermicino, località di Vermicino, guardo sulla carta geografica, non è lontana, allestiamo subito la 1004 con la telecamera mobile che parte per Vermicino e con Melodia che coordina da qui, e Badaloni, che è stato anche governatore del Lazio, che fa da inviato. Arriva lì, comincia la diretta, lo stanno per prendere, lo stanno per tirare, sì, lo hanno agganciato, e cominciano ore e ore, minuti drammatici che io seguo in diretta,
in quel punto si sconvolge un po' il palinsesto, no? È chiaro, perché non puoi interrompere il momento in cui tu pensi di fare un inno alla vita, perché non c'era il desiderio di fare chissà che cosa, di creare il dramma della tragedia. Pensavamo che fosse un inno alla vita, cioè che il bambino venisse portato fuori e avanti così per ore. E quando entrare nei particolari, dopo tanto tempo, io ce l'ho proprio visivamente davanti, tutto quello che riuscivamo a vedere, tutto quello che riuscivamo ad ascoltare, la voce di questo bambino che mano a mano sprofondava, era vivo, chiedeva aiuto, tiratemi fuori. A un certo punto sembrava che fosse fatta, sembrava che questo che era riuscito a calarsi poteva averlo raggiunto. Allora c'è anche Billy De Luca, buonanima, che era direttore generale della RAI, che era fuori: interrompi, cosa fai? Stai andando avanti già da troppe ore. Dico: guarda, posso interrompere? Sì, ma dammi ancora mezz'ora. In quella mezz'ora mi chiama Maccanico, che era segretario generale al Quirinale, e mi dice: guarda, il presidente, che era Pertini, sta uscendo perché vuole assistere al momento in cui il bambino viene tirato fuori. Io dico al telefono: Villì, non posso interrompere, c'è il capo dello Stato che è sul posto. E il capo dello Stato arriva sul posto e si accendono tutte le luci, le torce, la gente si comincia ad assiepare lì, si sente soprattutto, si sentono le preghiere, un coro di preghiere. Quante ore durò quella diretta? Ma è durata 40-45 ore, non me lo ricordo neanche esattamente. E il bambino era stato preso, e c'era stato questo coraggioso che si era calato, l'aveva raggiunto, e l'urlo in quella notte terribile è stato: l'ho preso, l'ho afferrato. E poi? Solo che il fondo era fangoso e il bambino è scivolato di 20 metri, di 30 metri, e questa voce sempre più lontana che si spegneva: tiratemi fuori, aiuto, sto morendo. Così è nata una tragedia dal punto di vista televisivo, un modo di raccontare nuovo. Poi sono state le polemiche: si è esagerato, non si è esagerato, le responsabilità, le non responsabilità, ma fu un volta pagina. Un volta pagina della televisione, e sento anche un po' di commozione nel suo racconto. Sì, faccio un passo indietro di un paio d'anni, 1978, l'Italia viene squarciata dal sequestro Moro. Le faccio vedere un passaggio che la riguarda direttamente. Vai, mettiamolo in onda. Come no. Buonasera, le indagini per il rapimento dell'onorevole Moro. Gli investigatori, mantenendo uno stretto riserbo, approfondiscono l'esame degli elementi raccolti fino a questo momento. Da lei la notizia, sostanzialmente, sono le prime ore. Io ero amico di Moro. Moro, quando era ministro degli esteri, aveva chiesto alla RAI che fossi soltanto io ad accompagnarlo nei suoi viaggi all'estero. Io ho seguito Moro in tante delle sue vicende. Ho seguito Moro nelle vicende drammatiche e nelle vicende positive. Moro è stato il primo uomo politico italiano ad essere ricevuto da Gheddafi dopo che Gheddafi era diventato leader della Jamahiriya libica. Noi siamo partiti, eravamo andati in Congo Kinshasa, e lui era stato ricevuto da Mobutu, racconto una parentesi se volete curiosa, divenuto poi curiosa ma non tanto, perché mentre visitavamo questo parco privato di Mobutu, lui, Moro, che era sempre distratto, teneva sempre le mani dietro la schiena, così era il suo modo di camminare, mi sono lanciato, l'ho afferrato, l'ho spinto a terra perché si era avvicinata alla gabbia di un leone che lo stava afferrando. Partiamo da Kinshasa per andare a Tripoli. Il vento del Ghibli, vento forte del deserto, ci blocca all'isola di Gerba, e quindi nell'attesa che il tempo potesse migliorare e poi noi raggiungere Tripoli, ci siamo fermati lì e abbiamo pranzato all'Ulisse Palace, incontrando poi per caso l'allora capo del governo, che era Colombo, Emilio Colombo, che aveva fatto una gita. C'è stato un incontro politicamente un po' problematico, perché lui viaggiava su un aereo dell'ENI, e insomma con Moro sulla pista c'è stato un saluto piuttosto freddo. Mentre eravamo a tavola all'Ulisse Palace, io ero seduto accanto a Moro, si parlava del più e del meno, e a un certo punto io ho chiesto a Moro: ma Presidente, lei, secondo lei, politicamente che cosa sta per succedere? Quale sarà la novità per il Paese? Un governo di larghe intese, un governo di larga maggioranza, dice lui, che quindi possa inglobare anche la sinistra. Il compromesso storico, in una parola. Compromesso storico, però guardi, Fede, non me lo faranno fare, mi fermeranno prima. E lo hanno fermato. Questo episodio che viene raccontato, ci sono molti libri che raccontano la vita per sentito dire. Questo lei l'ha sentito? È una vita vissuta.
L'hanno fermato, terribilmente fermato, e quando io do la notizia fu la strage di Via Fani. Allora, la interrompo un attimo, andiamo avanti tra poco con alcuni altri contributi. Torno dalla nostra Diana per vedere innanzitutto, rimaniamo sempre sul tema perché poi nel corso della nostra conversazione ritorniamo a Berlusconi dei giorni nostri. Se la rete già in tempo reale sta reagendo e continua a reagire alle notizie che riguardano Berlusconi. Diana? Sì, assolutamente, la rete continua a reagire e leggo in tempo reale alcuni Twitter. Sono sempre sulla scia di quelli che avevamo visto prima. Sì. La Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone ha patteggiato la pena. Berlusconi presterà servizio per 2 ore anziché 4. Ale. Poi abbiamo un Twitter che arriva direttamente da Ballarò, perché Crozza ha ovviamente parlato di Berlusconi durante il suo show e ha detto: da Forza Italia stanno scappando tutti, Bondi, Bonaiuti, gli amici di vecchia data, a Berlusconi è rimasta solo la Boccassini. Questa però è un'altra notizia che tratteremo tra poco con te. Esatto, allora faccio un altro passo avanti. 1987 lei lascia la RAI, sì. Paio di mesi, qualche mese insomma, sì. Poi approda a Rete A, passaggio Bravo. Fondamentale. Due anni a Rete A esatto. E poi arriva il grande passo a Mediaset. Sono gli anni 1989, 90, 91. Io nel 90 sono stato assunto da Berlusconi, due anni a Rete A, devo dire che io ricordo in maniera straordinaria, positiva, perché è stata un'esperienza, e lì ho fatto partire clandestinamente il primo telegiornale in diretta di una TV privata, non ufficialmente ma funzionava, però era una magia perché eravamo pochi, però... e gli allievi giornalisti di allora sono tutti personaggi, ce n'è qualcuno anche qui da voi, esatto. Sono personaggi che si sono fatti strada, sono diventati dei bravi giornalisti. E intanto le faccio vedere un altro contributo che poi è un momento di svolta ulteriore della sua carriera. Siamo alla guerra del Golfo, certo. E quel pomeriggio guardate che cosa succede. Vai. Pronto. Silvia. Pronto, hanno sì. attaccato. Hanno attaccato. Dunque, da Baghdad, canale 7, c'è la ABC, c'è il corrispondente che dice che il cielo di Baghdad è pieno di fiamme di fuoco. Ecco, hai sentito? Un momento che sto sentendo. Hanno attaccato, fortuna o abilità essere in onda in quel momento? Una grande intuizione, lo voglio dire, non per elogiarmi, perché il giornalismo è anche intuizione. L'ultimatum era la notte fra il 16 e il 17, però io mi sono detto avranno ancora 24 ore di tempo. Ero lì con mia moglie che stavamo aspettando gli avvenimenti, eccetera. Decidiamo con una telefonata di Galliani a Berlusconi ad Arcore di partire, non si poteva, diciamo in quasi diretta. Mi metto in diretta pochi minuti o 10 minuti, un quarto d'ora prima della mezzanotte, mi collego con la Kramer, Silvia Kramer, come no? Negli Stati Uniti, cerco di prendere tempo perché mi sentivo un qualche cosa che poteva veramente collegarsi all'esplosione, a un attacco, quindi all'esplosione della guerra del Golfo, intorno alla mezzanotte, a mezzanotte 10, vedete in quelle immagini, mentre io ero in collegamento con il direttore del giorno, con altri colleghi, diciamo così, per raccontare una prefazione a quello che stava per succedere, l'annuncio di Silvia Kramer: hanno attaccato. E io ho detto: mio Dio, cosa succede? Stiamo assistendo in diretta all'esplosione di una guerra che ha tenuto il mondo col fiato sospeso. Faccio un vanto per Emilio Fede. Eravamo i soli per mezz'ora, per 40 minuti abbiamo battuto la RAI per circa 40 minuti. Eravamo i soli a raccontare quello che stava accadendo in quel momento. Certo, faccio ancora un passo avanti, sono gli anni 91, 92, 93, Mani Pulite, il rapporto con Paolo Brosio, ce lo ricordiamo tutti, fino ad arrivare alla discesa in campo di Berlusconi. La vittoria di Berlusconi, 1994, lei, le facciamo vedere questo ulteriore contributo, l'accoglie in diretta in questo modo. Vai. Silvio Berlusconi ha vinto la sua battaglia. Consentitemi di dire che l'ha vinta con grande coraggio, che l'ha vinta quasi contro tutto e quasi contro tutti. Perché? Perché l'ha vinta contro la gran parte della stampa, la gran parte dell'informazione radio-televisiva. E l'ha vinta anche contro molti che gli consigliavano, in amicizia, di non fare questo passo. Ma perché è commosso questo video? Beh, guarda, numero uno, mi sto guardando, ero bravino, cioè nel senso che andavo a braccio, riuscivo, però questa è anche una cosa che ho cercato di insegnare ai miei colleghi, cioè essere spontanei, usare le pause, cercare di far capire che cosa mi ha commosso. Mi ha commosso perché io sono stato vicino al tavolo del buon governo
molte volte magari viene dimenticato, eravamo 12-14, c'era Maria Berlusconi, c'era Fedele con Fanonieri, c'era Gianni Letta, c'era Maurizio Costanzo, c'era Galliani, c'ero anche io. E quindi c'era una sorta di sondaggio prima, Berlusconi dice: che faccio? Scendere in campo o non scendere in campo? C'è chi gli diceva: per carità, non lo fare, è un rischio, e c'è chi invece, non soltanto io, che dicevo: scendi in campo, vincerai, diventerai capo del governo. Quando c'è stata la notizia della vittoria, l'ho seguito passo passo, naturalmente è logico che c'era un'emozione, perché c'era che cosa? Numero uno, un fatto politico. Berlusconi è sceso in campo solo e soltanto, che se ne dica attorno come ipotesi, solo e soltanto perché preoccupato quando Chetto, Valerio Chetto, leader in quel momento del Partito Comunista, si diceva certo che la sua gioiosa macchina da guerra, falce e martello, va bene, avrebbe conquistato. E lui ha detto: non posso, e fece quello storico messaggio di dire: io voglio vivere da uomo libero in un paese libero. Quel messaggio è diventato storia. Allora, le faccio vedere questa foto prima di andare in pubblicità, che la ritrae proprio insieme a Berlusconi. È una foto risalente a quell'epoca, la guardiamo soltanto un istante e le dico: guardando questa foto con gli occhi di oggi e di quello che è stato poi gli ultimi 20 anni, ma anche le vicende più recenti che andremo ad approfondire nella seconda parte del nostro programma, che effetto le fa? Mi commuove. Perché era un momento di grande amicizia fra me e lui, non c'erano consiglieri, consigliotti e consiglioroni, eccetera, eccetera. Ero sempre io con lui, aveva vinto una battaglia ed io ero stato sempre accanto a lui in quella battaglia. Perché quando Berlusconi ha la sua discesa in campo ed era stata invitata alla stampa estera a Roma dai giornalisti, si era fermato a Casalecchio di Reno, ricordo, per l'inaugurazione di un center, che ne so io che cosa, e lì c'erano i giornalisti, e guardate, una data importante quella, perché i giornalisti chiedono, c'erano le elezioni per il sindaco di Roma, Rutelli e Fini, gli hanno chiesto: ma lei, dottor Berlusconi o cavalier Berlusconi, andando a Roma, per chi voterebbe se dovesse votare a Roma? E lui ha detto: voterei per Fini. Per Fini. E fu lo sdoganamento di Fini. Esatto, e lo sdoganamento che di Berlusconi, che di lì a poco. Quello c'è, sono due sorrisi. Devo dire, due momenti di gioia. Allora, ci fermiamo per una piccola pausa. Adesso Fede lo vedete così tranquillo, però quando è in fuori onda non è sempre così tranquillo. No, abbiamo fatto una clip che riassume i momenti più spumeggianti del dietro le quinte del direttore Fede. Breve pausa, poi ve lo mostriamo e abbiamo tutta una seconda parte dedicata al Berlusconi di oggi. A tra poco.